Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di Leon Trip, bentornati in un nuovo episodio di The Quarry. Signori, Il siamo ancora fascino qui del per campo estivo continuare le tutto nostre per voi. Quarry Oh, avventure. guarda, sembra che qualcuno abbia lasciato le sue cose qui. Sì, eravamo Forse è stato costatissimo. uno dei bambini oppure qualcuno dei ragazzi, non so. Ma non riconosco niente qui. Sentito? Adesso dobbiamo fare una scelta. Rovestiamo senza vergogna tra le cose altrui, oppure apriamo quella inquietante botola e moriamo di un'orribile e tragica morte? Beh, è la Non ci sono seconda, no? risposte giuste. Cioè, no, la seconda, la prima, volevo dire. Apri la botola o ispeziono lo zaino? Ispeziono lo zaino. La botola non mi sembra E granché. Sento zaino dei sia, rumori così strani. almeno metto qualcosa addosso. Direi che avete visto abbastanza. Vabbè. Che roba ha preso? Matta il taser? Bene. Ok, dunque. Credo che ci sia qualcosa. E quindi non salterò per lo spavento, ve lo posso promettere. Il fatto è che qualcosa davvero c'è. Addio, mondo crudele! Il sipario sta per calare e non c'è tempo per fare il bis. Cazzo. Usa lo spray, però si usa il taser. Usa lo teaser, il teaser, il teaser, il teaser. Una foto sfocata era avvicinata dell'aggressione di Emma sulla casa della... Cazzo, ha fatto la foto sul serio, no? Ma è una figa della Madonna. Vabbè. Non avevo capito. Ok. Scappa o usa lo spray? Scappa. Ok. Madonna. Blocca la porta, oh, meno male, ha fatto bene. Uso lo spray. Dai, Emma. Ma secondo me ce la siamo giocata, Emma, eh. Però non vuole dire niente. Forse no. Attenzione. Forse no. Baita di Hexquarry. Attento. Tranquilla, sta bene. Insomma. Ti fa male? No, scusa, ho solo molta fame. Ti troviamo del cibo, ok? Sì, ok. Cavolo, mangerei un cavallo. Beh, non credo potremo trovarti un cavallo, ma forse dei cereali. Io odio i cereali. Ah, eo. Oh, prendila sta forza. L'ha presa? Ho trovato l'altra carta. Nel filmato.
Questa è la chiave per l'infermeria. Vedi se trovi qualcosa. Speriamo almeno di riuscire a pulirlo. Ti prendo qualcosa. Serio? Noi cerchiamo un telefono fisso. Oh, sì, ce n'era uno nell'ufficio di Mr. H. Infatti. Già. Torniamo subito. Ricevuto. Sentirai il loro odore. Secondo te la cosa che li ha attaccati... Sente il loro odore o cose così? Cosa? Non lo so, magari adesso... infatti, ma non è una domanda stupida in realtà, Ancora. Ne dubito. Temo che restando con loro, rischiamo anche noi, non lo so. Qualunque sia la cosa che li ha attaccati nel bosco, non penso proprio che entrerà qui. Ok, sì. Sì, hai ragione. Ok. Forza, cerchiamo aiuto. È strano vedere questo posto deserto. Non sei mai venuto qui di notte durante il campo estivo? Cosa? No, perché tu sì? Qualche volta, sì. Oh, DJ? Dove vai? Ho sentito pronunciare il mio nome. Non ho sentito. Ma lo sentono solo... Vabbè. Ce lo sente l'interessato e basta. Che strano che nessuno senta un cazzo. Così grave. Meno male. Beh, meno male. Già. E quindi? Telefoniamo, no? Cerchiamo aiuto. Chi chiamo? La Pula? Mr. H? Ho solo il numero di questo ufficio. Ok, allora è il 911? Vuoi dire il 911? Che dice il 911? Io? È uguale. Non saprei, io... Va bene, sì, ma che cosa devo chiedere? La polizia? Un'ambulanza? Cosa devi chiedere, secondo te? Chiamo la polizia. Polizia. Sì, senza tanti giri. Quindi mi diranno 911, mi dica, e io invece aiuto, aiuto. I miei amici sono stati attaccati da un orso o... Non un orso, ma un animale coi denti. E non sappiamo quanti altri ce ne siano, né quanto siano furbi. Forse in questo momento si stanno organizzando per tenderci un agguato, quindi ci serve aiuto. Cazzo, devi dire, pronto polizia? Sì, ok. C'è un nostro amico ferito, potete venire? È stato attaccato nel bosco da un animale. Fine! Cioè... Sì, sì, così va bene. Ah, niente. Ok. Morto. È morto. È che strano. Beh, è strano. A volte capita da queste parti. Nel momento in cui chiami la polizia? È una coincidenza. Hai provato quella cosa di... Cosa? Guarda. Che stai facendo? Non lo so, fanno così nei film quando il telefono non va. Premono quel cosetto. Noi non siamo in un film. Ok, va bene, però... quasi. Tu che ne sai? Forse è proprio quello che vogliono farti credere. Vabbè. Ok, questo telefono è fuori uso. A nessuno prende. Dove altro possiamo trovare una linea fissa? Non è una linea fissa, ma... Cosa? Nel capanno della radio c'è un po' di attrezzatura. Da dove facevi gli annunci? Dove componevo la colonna sonora dell'estate, sì. E dove facevo anche gli annunci. Lì c'è della vecchia attrezzatura, mi sa. Forse possiamo
utilizzarla per mandare un messaggio. Va bene, sì. Andiamo e proviamo a contattare qualcuno da lì. Rimettilo a posto. Perché? Scusa un attimo, stavolta sei fuori di testa, vero? Tu sei fuori se credi che uscirò da qui senza qualcosa per difendermi. Infatti. È più una questione di sicurezza. Oh, credi che mi farò saltare un occhio? Ho tutta la testa. Non fare lo stronzo, dai, so come si usa. Ok. Sarà stato il maltempo? Quale maltempo, Ryan? Forse... magari gli orsi? Orsi? Perché continuate a incolpare gli orsi? E se avessi ragione... Non ci sono orsi. Che... ci ha tolto la linea e poi anche l'elettricità. Se quell'orso fosse in corridoio ad aspettarci? Giusto. Grazie. Meglio dire a Caitlin che stiamo andando alla radio. Avranno È un paura. Campeggio estivo, sì, okay, per bambini, certo. Non ci sono orsi. Non stare in fissa con sti orsi. Oh mio Dio. Sai, credo sia meglio lasciarla, Caitlin. Dalle il tuo. E perché non le lasci il tuo di fucile? Perché io sparo molto meglio. Questo non puoi saperlo. Ok, potrei avere un'ottima mira. Potrei averla. Dalle il tuo fucile. Cosa vuol dire tieni il fucile? Ah, tieni il fucile. A Caitlin. Dai, daglielo, va. Per questo va avanti 3 anni. Ok, hai ragione. Ehi, c'è comunque il mio. Se ti comporti bene, te la faccio tenere. Dai, vabbè. Non promettere col culo degli altri. Il mio culo mantiene sempre le promesse. Interrompo qualcosa? Caitlin? Tutto per te. Non saprei davvero cosa farci, poi mi fido di te. Oh, grazie tante, Dylan. Sei così generoso e affascinante. Certo, certo, figurati. Vabbè. Ma che non era quella Mora? Non, mamma mia, io con i nomi, ragazzi, non mi ricordo un cacchio. Guarda. Penso di sì. Era lei che sparava bene, no? La teleferica? Aia. Quanto cazzo si sale in sta... Madonna. Lentamente, please, lentamente. Vai però. Salta. Per forza. Mazza sta tizia però, Beh, quello ovviamente
Comunque non è stata una grande idea provarlo. Fortuna non andava. Porca troia. Salve. Oh, bello rivederti, bellissimo. La carta. Ah, è di nuovo l'ora, vero? Yes. Hai visto che ti ho portato? La forza. Forza. La forza può sorprendere. Conoscere la propria forza bruta. Attingere da un'energia prima ignota. Suppongo che ci siano forze al lavoro dentro tutti noi. E se con una mano sono in grado di dare, con l'altra potrebbero strappare via. Come sempre c'è altro da vedere. E come sempre la scelta è soltanto tua. Desideri forse vedere di più? Ma sì, per forza, no? Fammi vedere di più. Vedo di più. Vai, forza. Ok. Allora arrivederci di nuovo. Ti lascio con questo. Ricorda chi sono i tuoi amici. Ricorda chi si prende cura di te. C'è te? Ma ce l'avevo con me? Capitolo 5, rumore bianco. Ok. Dovremmo essere quasi a metà del gioco, in pratica, no? Ehi, non ho trovato nulla da mangiare. In cucina non c'è più nulla. Oh, cacchio, ho scordato la borsa. Aspetta, ti ho portato questo. Abigail. È stato... Cazzo, non so neanche che è successo. È tutto confuso. Come ti senti? Insomma, tu come stai? Tu come te la passi? Sto... Ecco... Sono felice che tu stia bene. Stai bene? Scusami, te l'ho appena chiesto. Io... Tranquilla. Ma è tipo un'infezione, raga. Ok. Ok, sono andati a cercare una radio. Come mai hai un... La mora Kate. Sì, Caitlin lì, come non si sa mai. Che è successo alla luce? Non è saltata? Va meglio? Me la cavo, diciamo. Aspetta, vanno al capanno della radio. Il telefono non va, provano a lanciare un SOS. Noi teniamo il forte. Avete sentito anche voi? Non hai detto che Dylan e Ryan sono usciti. Infatti. State qui, controllo. È pericoloso. Non sappiamo cosa sia. E se è pericoloso? Sì, per questo vado a vedere. Mazza però, eh. Oh, ma tipo in questo gioco le ragazze sono dicevo. In questo gioco c'è, cioè, delle ragazze sono tipo delle bomber assurde, proprio delle eroine a sangue freddo. E i ragazzi sono delle pippe clamorose. Che cazzo?
Aspetta. Ma proprio te dovevi andare a controllare. Mi sta simpatica sta tizia. Mamma mia, che cazzo di musica. Si sente proprio la tensione, si palpa proprio la tensione nell'aria, attenzione. Vabbè, questo è buono, no? Possibile che non t'abbia visto. Tra l'altro si vede la spalla. Cioè, guarda il coraggio. Le sedie sulle scale. E non la vede? Aspetta, forse perché io ho aumentato un po' la luminosità, però. Forse nel buio non la vede. Incredibile. Non era sicuro adesso, scusatemi. Oh cazzo! Dove diavolo sei, Bobby? Merda! Doveva tenerlo il DJ, doveva tenerlo. Non è il momento migliore per dirlo, lo so, ma... Cosa? Sì, ecco, diciamo che stavo pensando all'inizio dell'estate, quando ci siamo conosciuti qui al campo. E adesso che l'estate è finita, ecco, sai, è l'ultima volta che ci vediamo, no? Scusa, Nick, che vuoi dire? Caitlin... Ehi, niente paura, Caitlin è tosta. Lo so. Mi spiace, Nick, sono solo distratta. Ora, passiamo la notte. Forse ho malinterpretato la situazione prima, ma... Mi è sembrato che volessi andare oltre. Beh, tu volevi che le cose andassero oltre. Ma sei scema? Ehi! Scusa. Voglio dire... Certo che sì, ma non sapevo se fosse così anche per te. Sembra successo secoli fa adesso. Quindi tu volevi o no? Puoi dirmelo? Sì, eh. Sì, credo di sì. Lo dici solo perché sto così. Nick. Tempo sprecato, eh. Che succede là fuori, Caitlin? Perso un'interestate. Nascondiamoci, subito. Ok, ce la faccio. Oh.
Fucile? Perché non c'è più il fucile nostro? Oh mio Dio. Che succede? Cristo, dov'è il fucile? Dobbiamo andare. No, nascondiamoci. Nasconditi. Aspetta. Secondo me sto tizio è scemo, mo vediamo. Non mi fido mica. Ha fatto giusto? Boh. Quindi nel capanno della radio c'è una vera radio. Credevo fosse solo per trasmettere i tuoi annunci. Va bene. Io ragazzi per il momento interrompo qui. Ricordate like, commenti e condivisioni qua sotto. Ci vediamo alla prossima. E ricordatevi ragazzi di supportare la serie. Dai, questo è The Query. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.